Il Paese non può permettersi una nuova battuta d'arresto che finirebbe per compromettere severamente l'intero tessuto economico. Peraltro, il terzo trimestre che si è appena concluso segnala una ripresa vigorosa a beneficio del nostro Paese, migliore di quella francese, tedesca, spagnola. Ma vi riassumo le nuove misure. I sindaci potranno disporre la chiusura al pubblico dopo le ore 21 di vie e piazze dove si creano assembramenti, consentendo l'accesso solo a chi deve raggiungere esercizi commerciali o abitazioni private. Tutte le attività di ristorazione, tutte, pub, ristoranti, bar, gelaterie e pasticcerie, sono consentite dalle ore 5 del mattino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. Se il consumo non è previsto ai tavoli, allora è permessa la somministrazione solo fino alle ore 18. Invece le consegne a domicilio sono consentite senza vincolo di orario, l'asporto è consentito sino a mezzanotte. Nei ristoranti si potrà stare per un massimo di 6 persone al tavolo, per tavolo, singolo tavolo, e tutti i ristoratori dovranno affiggere all'esterno dei locali il numero massimo di persone ammesse nel locale in base ai protocolli di sicurezza. Nessuna limitazione di orario invece è prevista per i servizi di ristorazione negli ospedali, negli aeroporti, lungo le autostrade. Nelle sale gioco, nelle sale scommesse, sale bingo, l'apertura sarà limitata sino alle ore 21. Le attività scolastiche continueranno in presenza, è un asset fondamentale per il nostro Paese. Per le scuole secondarie di secondo grado, intendo licei, tecnici, istituti tecnici e professionali, verranno favorite però modalità ancora più flessibili di organizzazione dell'attività didattica, con ingresso degli alunni a partire dalle ore 9 e se possibile anche con turni pomeridiani. Per le università anche è previsto che le università stesse, con il coinvolgimento dei comitati universitari regionali, attuino dei piani di organizzazione della didattica in funzione delle esigenze formative e anche dell'evoluzione del quadro pandemico territoriale. Rimane vietato lo sport da contatto a livello amatoriale e non sono consentite gare, competizioni dell'attività sportiva dilettantistica di base. Saranno però consentite attività in forma individuale e rimarrà consentita, come già adesso, l'attività sportiva a livello professionistico afferente alle varie federazioni. Sono vietate sagre, fiere locali, mentre restano consentite le manifestazioni fieristiche di carattere nazionale e internazionale. Sono sospese tutte le attività convegnistiche, quelle congressuali, salvo che si svolgano con modalità a distanza. Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni è previsto che tutte le riunioni si svolgano con modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni. Incrementeremo anche, con un provvedimento della Ministra Dadone, le modalità per far ricorso allo smart working, quindi al lavoro a distanza. Per quanto riguarda le palestre, c'è stato un intenso dialogo anche col Comitato Tecnico Scientifico. Allora, abbiamo notizie varie e contrastanti. Molto spesso i protocolli di sicurezza, lo dico molto francamente, sono rispettati puntualmente, sono garantite le massime condizioni di sicurezza. Altre volte ci giungono notizie che non sono adeguatamente rispettati. Allora, daremo una settimana per adeguare i protocolli di sicurezza e per verificarne il rispetto. Se questo avverrà, ovviamente con il coinvolgimento anche del competente giudizio del Comitato Tecnico Scientifico, non ci sarà ragione di sospendere e di chiudere le palestre. Altrimenti la settimana prossima, lo preannuncio
molta chiarezza, saremo costretti a sospendere anche l'attività sportiva che si svolge al chiuso nelle palestre e nelle piscine.